Voi siete sotto giuramento. E nessun potere sotto il cielo potrebbe indurvi a mentire. Nemmeno l'ardente desiderio di salvarvi dalla sedia elettrica. Vero? Nemmeno. Quando è nata in voi l'intenzione di uccidere Robert Alden? Non ho mai avuto questa intenzione. Anche se vi era diventata insopportabile ormai? Se costituiva l'unico ostacolo fra voi e la vostra felicità sentimentale, fra voi e le vostre ambizioni sociali, fra voi e quel successo completo nella vita a cui aspiravate con tutte le vostre forze. Il mio stato d'animo cambiò negli ultimi giorni. Se i vostri sentimenti verso Roberta erano cambiati, perché non lo avete detto subito, fin dal primo interrogatorio? Invece di farlo dopo 4 mesi e con l'aiuto di 2 avvocati. Mi oppongo. Opposizione accolta. Non credevo di dovermi difendere da un'accusa di omicidio. Come mai tanta comprensione, tanta pietà verso Roberta, proprio all'ultimo momento? E prima? Niente? Signori giurati, questa è l'ultima lettera della povera Roberta Alden, datata 12 giugno. Le mancava un mese a morire. Clyde, amore mio, non farmi impazzire. Non lasciarmi così sola. Se non fossi in queste condizioni, me ne andrei tanto lontano che non sentiresti più parlare di me. O farei qualcosa di peggio. Ma così, ti scongiuro, abbi pietà. Telefonami almeno una volta ogni 2 giorni. Se ti riesce troppo difficile, scrivermi un rigo. Ho troppo bisogno di te. Ah, la pietà di Clyde Griffiths funziona come l'acqua di un rubinetto, chiuso o aperto secondo le circostanze. E non importa che una povera creatura nelle condizioni di Roberta Alden sia ridotta al terrore e alla disperazione, vero? Rispondete! Proprio perché era ridotta così, ebbi pietà di lei. Ammirevole. Rinunciando all'altra ragazza e a tutto il resto? Sì. E glielo avete detto all'altra ragazza? Glielo avete scritto? No. Ma guarda. E invece dopo siete corso subito da lei? Ormai. Già. Ormai tutto era sistemato. Potevate vivere felice e senza rimorsi. Mi oppongo. Opposizione respinta. Continuate. Conoscevate la topografia della zona dei laghi Bitternegrass? No, non c'ero mai stato. E non l'avete mai studiata, che so, su una mappa, su un prospetto turistico? Mai. E la reclame nell'atrio della vostra pensione? C'è segnato anche il sentiero che scavalca la dorsale fra 2 laghi. Non l'avete mai guardata, eh? Vostro onore, io protesto contro questo modo di condurre l'interrogatorio del teste. Il sistema dei tranelli verbali... Vostro onore, io sono un po' stanco. E vedo che l'egregio, avvocato Jefferson, ha molta voglia di parlare. Forse per il timore che il suo cliente dia delle risposte sbagliate. Se vuole fare il suo interrogatorio, faccia pure. Ma io mi riservo il diritto di concludere il mio. Avvocato Jefferson. D'accordo, vostro onore. Voi siete innocente.
Ed è la vostra stessa innocenza che deve suggerirvi ogni risposta e ogni spiegazione. Per esempio, è logico che voi abbiate guardato quella mappa nell'atrio della vostra pensione. Voi l'avevate sempre sotto gli occhi. Ma avevate anche un preciso motivo per farlo. Non dovevate recarvi... Sì. Volevo vedere qual era la zona residenziale del Lago Grasse, dove si trovava la villa in cui ero stato invitato. È chiaro? Voi stimavate Roberta Alden, vero? Certo, moltissimo. Ma come mai, diciamo così, non l'avete rispettata? Ci amavate. Eh già. Sono cose che biasimiamo, che deprechiamo quando non accadono a noi. Ma se vi amavate, perché vi vergognavate del vostro amore? Perché tanto mistero? Perché tanto segreto? Saremmo stati licenziati entrambi. C'è una disposizione interna della fabbrica che vieta ogni relazione fra dipendenti. Disposizione incivile e inumana, io non mi perito di proclamarlo. E il licenziamento avviene anche in caso di matrimonio? Per le donne sì. Vedo. Ma voi avevate proposto a Roberta Alden di sposarvi? Mai, signore. Fu lei a chiedermelo, dopo, quando seppe che aspettavo un bambino. E voi rifiutaste? All'ultimo no. E perché? Lei era così avvilita, disperata. Fu come se io risentissi all'improvviso tutto il peso della mia responsabilità. Non amavate ormai l'altra ragazza? Sì. Voi rinunciavate a lei? Per il momento, sì. Per il momento? Ah, allora voi pensavate di sistemare diversamente le vostre cose nel futuro? E come? Coraggio! Qui si tratta della vostra sorte, coraggio! Pensavo al divorzio, dopo, quando avessi raggiunto una posizione migliore. Risposta convincente, mi pare. Il divorzio esiste nella nostra legislazione e non costituisce certo un impedimento a crearci un'altra famiglia. Persino il nostro presidente, l'illustre giudice Obergwall, è divorziato ed è risposato felicemente. E voi pensavate che la ragazza vi avrebbe capito? Vi avrebbe atteso? No, lo speravo soltanto. Se non fosse accaduta la disgrazia, le avrei scritto raccontandole tutto. Ma ormai non c'era più bisogno di darle questo dolore. Non gliel'avreste detto mai? Dopo sì, quando fossi stato sicuro del suo amore. Non avrei potuto sposarla senza dirle tutto. L'illustre procuratore Ferren ha presentato una serie di testimonianze che, in verità, opportunamente coordinate allo scopo, hanno dato alla giuria una errata dimostrazione, un'errata coscienza, di un quadro di premeditazione terribilmente astuto, anzi dirò diabolico. Vorreste ristabilire i fatti nella loro cruda realtà e nella loro giusta luce? Tutte le mie precauzioni, il nome falso, il viaggio isolati, l'arrivo a piedi alla villa, il silenzio su quanto era accaduto, le ho prese per paura dello scandalo. Perciò mi sono spaventato quando la cameriera ha trovato l'abito bagnato nel sacco. Ho comperato un Panama perché non avevo un cappello estivo e la macchina fotografica perché volevo fare veramente delle fotografie. Se ho dimenticato di caricarla è stato perché ero poco pratico, l'ha detto anche il negoziante. E soprattutto perché ero così sconvolto al pensiero di rinunciare alla mia vera felicità.
Non riuscivo a crederlo. Mi sembrava di fare un brutto sogno ad occhi aperti. Non ci ho nemmeno pensato a controllare il nolo della barca. E quando mi sono trovato di fronte di notte, quell'uomo col suo cane, fuori di me com'ero per la disgrazia e per il bisogno di non essere implicato, gli ho risposto alla prima cosa che mi è venuta in mente. Certo che ho lasciato la valigia di Roberta in camera all'albergo, ma era proprio perché saremmo tornati a prenderlo. E i suoi documenti personali bruciati? Vostro onore, io mi rifiuto di ascoltare ancora questo pappagallo imbeccato dai suoi avvocati. Io sto interrogando l'imputato. E quanto ai pappagalli, ne abbiamo ascoltati abbastanza in questi giorni, imbeccati da voi, come carte di accusa. Questa è calunnia. Sollevo incidente e chiedo le scuse. Le scuse sono dovute a me e al mio cliente. E io sono capace di ottenerle, anche senza l'aiuto della legge. Silenzio! Signori, siete entrambi colpevoli di offesa all'autorità e alla corte. Se l'incidente non si risolve secondo la prassi che voi ben conoscete, io sospenderò il procedimento e vi condannerò ipso facto applicando le sanzioni previste. Vostro onore, io presento le mie scuse alla corte, alla giuria e all'illustre procuratore Ferren. Il suo attacco mi è sembrato ingiusto e inopportuno. Ecco tutto. Vostro onore, presento le mie scuse alla corte, alla giuria e all'avvocato Gesso. Quanto all'imputato, mi riservo di fargliele quando verrà dimostrata la sua innocenza. Ecco tutto. È mia intenzione che non aspettiate molto. Anzi, dirò che ho quasi finito. Vai, Griffiths. Voi giurate davanti a Dio di non aver mai colpito Roberta Alden su quella barca? Lo giuro. Di non averla gettata nel lago? Lo giuro. Di non aver mai tentato in alcun modo, coscientemente o volontariamente, di rovesciare quella barca o di provocare altrimenti la morte di Roberta Alden? Lo giuro. Giurate che fu soltanto una sciagura, non tramata, non premeditata, mai neppure adombrata nelle vostre intenzioni? Lo giuro. Procuratore Ferrer, a voi. Portate qui quella barca. Vostro onore, mi oppongo. Questo non è altro che un indegno esibizionismo con cui si spera di influenzare la giuria. Vostro onore, io ho il diritto di dimostrare l'infondatezza delle spiegazioni fornite dall'imputato. E se la difesa teme... La difesa non teme nulla, e neppure il teste Clyde Griffiths. Siete disposto ad affrontare anche questa prova? Troppo rischioso. No, forse non potevamo fare diversamente. Benissimo. Mettetevi qui nella barca, al vostro posto. Il posto che avevate in quel momento. Ed eccovi la macchina fotografica. La macchina con cui avevate fatto a Roberta Alden delle fotografie, senza caricarla. Come la tenevate? Così? Così. Perfetto. Ora io prenderò il posto di Roberta Alden. Onore, mi oppongo! Questa è una pretesa assurda.
Il peso e la statura della signorina Alden non è certo quella del procuratore Ferre. D'accordo, d'accordo. Prenderà il mio posto una donna del peso e della statura della signorina Alden. Chiedo di prenderlo io. Comprendo il vostro umanissimo desiderio. Ma non spetta a voi, madre dell'imputato, credo. No, ricorreremo a persona estranea. Nella sala d'attesa dei testimoni deve esserci quella ragazza, Rusa Vlasov. Ah, e la chiamate estranea? Ma certo! Non legata da vincoli di parentela, né da particolare amicizia sia con l'imputato che con la vittima. Se vostro onore permette, mi oppongo. Opposizione respinta. Cancelliere, richiamate in aula la teste Rusa Vlasov. Rusa Vlasov. Ma certo che era tutto preparato. Prego di accomodarvi in aula. Voi siete Roberta Alden. Ripetete esattamente tutti i movimenti che vi suggerirà l'imputato. Avete ben capito? Dunque, come avete deposto, lei era seduta qui. Sì, ma dopo si è alzata. Eseguite, signorina Vlasov. E voi? Anch'io ero in piedi. E la barca si è messa a oscillare. Perché eravate in piedi? Per fare le fotografie. Strano. In piedi, in una barca. Lei voleva avvicinarsi a me e la barca oscillava sempre di più. Un momento. Perché si avvicinava a voi? Non dovevate farle delle fotografie? Sì, ma lei non voleva più. Voleva tornare a riva a remare lei. E perché? Era stanca. Dovevamo riprendere la nostra roba e attraversare il lago per tornare all'albergo prima che facesse buio. Non c'era per caso un altro motivo? No. Davvero? Non era sconvolta, atterrita da qualche cosa che vi aveva letto in faccia? No, no. Vostro onore! Ferren, attenetevi ai fatti. Mi atterrò ai fatti. Dunque, Roberta Alden si è avvicinata a voi. Sì, no. Si è avvicinata a voi, coraggio. Stavamo per perdere l'equilibrio tutte e due. Io temevo che lei cadesse in acqua e ho cercato di sorreggerla. Alzando le mani che impugnavano la macchina fotografica? Non ricordo. Forse mi è caduta. E non ci riusciste ad afferrarla? A sorreggerla, Roberta? No, la barca oscillava al massimo. Così? Vostro onore! Io ritengo questa prova inammissibile! Come ha detto il mio collega Becknam. Oh. Cosa avete voluto dimostrare con questo operando? È semplice. Che una persona, nel pieno possesso delle sue facoltà, una persona per esempio non stordita da un colpo alla testa, pur perdendo l'equilibrio in piedi a causa delle massime oscillazioni della barca, non sarebbe caduta in acqua ma nella barca stessa. Io chiedo che questa grottesca affermazione, che non dimostra nulla, sia cancellata dal verbale.
Silenzio in aula. La richiesta è accolta. La barca non è sull'acqua e le circostanze non sono raffrontabili. Grazie, signorina Blaser. Ammettiamo, per un attimo, che Roberta Alden sia caduta in acqua nelle circostanze da voi dichiarate. Magari battendo il capo involontariamente contro la sponda della barca. A che distanza da voi? Da me? Sì, nell'acqua. Non so, non ricordo bene. In ogni caso, poche bracciate. In quel punto del lago non ci sono correnti. Voi siete un buon nuotatore. No, signore. So nuotare appena. Davvero? E che distanza c'era fra la barca capovolta e la riva? Non saprei. Ve lo dico io. Circa un quarto di miglio. E voi lo avete percorso vestito e con le scarpe. Non so neppure io come volevo salvarmi. Ma non volevate salvare Roberta Alden. Ecco l'orribile verità. Lei era lì che si dibatteva per non morire e voi volevate che morisse. Mi oppongo. Perché non lo condannate subito questo bastardo e non la facciamo finita? Sì, hai ragione! Silenzio! Silenzio, faccio sgombrare l'aula! Signor Alden, solo tenendo conto del vostro particolare stato d'animo, io non applico contro di voi le sanzioni previste dalla legge. Ma se turberete ancora il regolare svolgimento del dibattito, io vi espellerò e vi condannerò per direttissima. Avete finito per... Quasi, vostro onore. Allora, sostenete per caso che avete tentato di salvarla? Eravate pentito, pieno di pietà verso di lei, addirittura deciso a sposarla, preoccupato che non cadesse in acqua, eppure non avete mosso un dito per impedirle di affogare, nemmeno che so... spinto la barca verso di lei perché vi si aggrappasse, ammettendo per assurdo che il terrore fisico di essere avvinghiato e trascinato da lei in fondo al lago vi vietasse di raggiungerla ed afferrarla. Clyde Griffiths, riprendete il vostro vero posto, quello di imputato. Ho fretta di concludere. Avvocato Belknap. Nulla in contrario, vostro onore. Thank you.
Signori giurati, non vorrei che il mio interrogatorio generasse in voi una convinzione errata, e cioè che io ritenga l'imputato colpevole di omicidio di secondo grado per aver egli involontariamente provocato la morte di Roberta Alden e aver omesso ogni tentativo di salvarla mentre era in evidente pericolo di morte. No, signori. Questo non è un caso di codardia morale e sociale, come quella degli automobilisti che incominciano a insanguinare le strade del nostro paese e che fuggono invece di soccorrere le vittime della loro incoscienza. Sì, un caso del genere esiste nella vita dell'imputato, avvenuto circa un anno e mezzo fa a Kansas City, ma io non ve l'ho neppure citato, perché l'inchiesta ha escluso la sua diretta responsabilità. No, signori giurati, la mia accusa è, e rimane più che mai, quella di omicidio di primo grado. Se Clyde Griffiths non avesse maturato giorno per giorno la sua ferma, assoluta decisione di liberarsi una volta per sempre di Roberta Alden, come dimostrato da una catena di inoppugnabili testimonianze, se egli non fosse stato intimamente preparato, pronto ad approfittare di ogni circostanza favorevole per attuare il suo piano criminale, se egli non avesse condotto per mano, passo per passo, la sua sventurata vittima verso la soluzione agognata da lui, la morte, se egli non avesse odiato con tutta la cieca, livida forza delle sue ambizioni frustrate e minacciate la donna che lo amava e l'innocente frutto del suo amore, signori giurati, Clyde Griffiths si sarebbe comportato come un essere umano anche in caso di disgrazia, e non come un ragno velenoso che ordisce la sua tela unicamente allo scopo di uccidere. Roberta Alden è morta perché Clyde Griffiths l'ha uccisa e voleva ucciderla. E non si tratta nemmeno di un cieco impulso passionale. L'altra donna non era soltanto bellissima, era ricca. Il simbolo vivente del successo materiale e sociale, la meta di quel frenetico e morboso arrivismo che ha animato Clyde Griffiths fin dal momento in cui i suoi parenti di Licurgo ebbero l'imprudente generosità di accoglierlo, e che rivela la sua vera natura di uomo cinico e amorale. Signori giurati, pur convinto come sono davanti a Dio che l'imputato è colpevole, considerando la sua età e la sconcertante ingenuità del suo piano delittuoso, io sarei tentato di esortarvi a concedergli qualche attenuante. Ma non posso. In nome del popolo di questo Stato, in nome dell'intero paese che ormai ci segue, ci osserva e pretende che giustizia sia fatta, non posso. I giovani devono capire, devono guarire da questa smania inconsulta di riuscire nella vita con qualsiasi mezzo. Il successo deve premiare l'onestà, il lavoro, e non l'intrigo, la calcolata seduzione, la truffa, il delitto. Condannando Clyde Griffiths, voi ribadirete questa sacrosanta legge morale. Condannando l'individuo, voi difenderete la società e il popolo che rappresentate. Ho finito. Mm-hmm.
ricordatevi, voi siete innocente. Ricordatevelo. La difesa? Lasciate per me, Beckman. Non è questo il momento dei pistolotti. Scusate. Mi bastano soltanto 2 minuti, vostro onore. Signori giurati, io non intendo influenzarvi con dell'esibizionismo oratorio. Ne avrete già la nausea. Ciò che mi preme è di mettervi in guardia contro un terribile malinteso. Contro l'errore più spaventoso che si possa commettere amministrando la giustizia. Voi non siete gli implacabili sacerdoti di una legge morale, sia pure sacrosanta. Voi giudicate un individuo e non un'eresia, un uomo e non un simbolo. Quanto alle smanie inconsulte dei nostri giovani di riuscire a qualunque mezzo e a qualsiasi costo, chi se non tutti noi, l'intero nostro paese, è colpevole di averli avvelenati con questo cancro che non perdona. Il denaro è potenza, il denaro è successo, il denaro è valore personale. Questo cieco e corruttore materialismo è l'unico criterio che ispira la nostra vita individuale e collettiva. E noi ci stupiamo se esso turba, se esso sconvolge, se esalta l'animo ancora immatura dei nostri giovani, fino a distruggere ogni valore morale, fino a trasformarli in mostri di egoismo, di arrivismo, di cinismo, fino a spingerli all'inganno, alla truffa, e magari anche, ma non è questo il caso, al delitto. Mi sta dando la tappa sui piedi. Signori giurati, io spero che voi non mi riteniate così ingenuo da non capire che, rinfacciando soprattutto a voi come rappresentanti del popolo questa colpa collettiva del nostro paese e della nostra società, io rischio di urtare la vostra suscettibilità e di compromettere così la sorte della causa dell'uomo che io difendo. Ma io mi rifiuto di credere che il nostro popolo, il nostro grande paese, abbia perduto il coraggio di guardare in faccia la realtà. Se Clyde Griffiths è veramente quel mostro che il suo accusatore ha creato agli occhi vostri con vero sadismo, sarebbe un mostro fabbricato da noi con le nostre stesse mani. Ma poiché non lo è, poiché non ha ucciso, voi avete il dovere di restituirlo alla libertà, al suo futuro, al suo avvenire, al suo umile avvenire di lavoro e di espiazione. Sì, signori, di espiazione. Perché Clyde Griffiths pagherà ugualmente la sua colpa verso Roberta Alden, con la rinuncia a tutti i suoi sogni, alle sue ambizioni e alla sua felicità con una donna che non potrà mai più essere sua. Signori giurati, Clyde Griffiths si affida a voi e che Dio vi illumini. Signori giurati, è mio obbligo ricordarvi che nella legislazione di questo Stato esiste la pena di morte e che il verdetto di colpevolezza per l'omicidio di primo grado comporta appunto la pena di morte. Se le prove addotte, materiali, circostanziali o indiziarie che siano, non vi hanno convinto, sarà vostro dovere concedere all'imputato il beneficio del dubbio escludendo il movente come fattore determinante del giudizio. Se voi ritenete che Roberta Alden cadde accidentalmente dalla barca, anche se Clyde Griffiths non fece nulla per salvarla, voi dovrete concedere all'imputato il beneficio del dubbio. Se invece ritenete che l'imputato, in qualsiasi modo, intenzionalmente, abbia provocato o contribuito a provocare la morte di Roberta Alden, voi dovrete dichiararlo reo. La delicatezza e la risonanza di questo processo fanno sperare
in un verdetto all'unanimità, ma che nessuno di voi si arrenda alla maggioranza se non è convinto. Potete ritirarvi. Io la telefonata la faccio subito. Io vado a vedere. Vado a mettere in caldo la prima parte. Prego di scusarmi. Va bene, ne riparleremo. Rallegramenti. Aspettiamo prima il verdetto. Lo temete, vero? Ah, no, io no, certamente. Non ho ambizioni politiche, io. Venite, Ferre. Procuratore Ferre, mi concedete un'intervista? No, due parole per il mio dopo, giornale. Dopo il verdetto. Grazie. Signora Griffith, non restiate qui. Forse passeranno delle ore. Venite a prendere qualcosa. No, no, grazie. Grazie per tutto, signor Stark. Ma davvero non mi sento. E poi, vedete, devo riordinare i miei appunti. Ma vi ho già detto che rimborserò io il giornale. No, ho accettato il patto e desidero mantenerlo. Posso intervistarvi, signora Griffith? Almeno come collega. Dateli a me i vostri appunti. Ve li sistemo e ve li spedisco. Non è per ficcarci il naso. Potete fidarvi. Randall, mi ci fai dare un'occhiata? No. Intervista lui, piuttosto. Ciao. Dammi un po' di latte, per favore. No. Clyde, mangia qualcosa, no? No, grazie. Fa un po' come vuoi. Signora Griffith. Darei quello che mi resta da vivere per potergli star vicino in questo momento.
Signori giurati, siete d'accordo sul verdetto? Sì, signore. Riteniamo l'imputato colpevole di omicidio di primo grado. Ecco qui. Comunque ti auguro di rimanerci il meno possibile. Ehi, non fare il maleducato. Qui siamo tutte persone per bene. Non ti presenti? Ho capito. Sei un po' timido in società, eh? Ti incoraggio io. Hai mai sentito parlare di Sean Lismore? Il campione che non sprecava mai un colpo? Eh? Piantala, Lismore! Te lo dico io chi è, l'ho riconosciuto mentre passava. È Clyde Griffith. Oh. Il furbacchione del lago Bittern. Bravo, giovanotto. I giornali hanno parlato molto di te. Quasi, quasi ce la facevi, eh? Ma non darti delle arie. Qui chi più chi meno siamo tutti delle celebrità. Sai chi è quello che ti ha riconosciuto? Nicholson, il medico che ha fatto fuori un paio di vecchiette milionarie dopo averle convinte a fare testamento in suo favore. Ti ho detto di piantarla! Poi c'è Rafferty, la guardia notturna di Albany, quello che non era prudente incontrare da soli durante il suo servizio. Gli straccioni come te non li guardavo neanche. Io non viaggiavo a piedi, andavo in limousine. Apri le orecchie, Griffin! Mi sto dando da fare per te, così ti ritrovi in mezzo ad amici. Quel gorilla che sta accanto a te è Ted Russell, il boxer. Quello che ha sistemato una volta per sempre il suo manager che lo imbrogliava. E in fondo, dove fa più freddo, c'è Herman, il rapitore di bambini. Quando ti vedrò uscire da quella porta, sarà il più bel giorno della mia vita. Ah, ti piacerebbe, eh? E invece toccherà a me dirti crepa. A chi c'è rimasto? Oh, sì, Donati, quello che è rientrato a casa di notte troppo presto. L'unico bastardo con l'irlandese. Se dice ancora una parola io... Senti il dato. Te ne vergogni adesso? Non è stato un delitto d'onore, eh? Basta, hai capito? Basta! Carogna, cane! Un delitto con l'irlandese. Basta! Carogna! Silenzio! Carogna! Silenzio, faccia Bertucci! Donati! Rispo! Salterete in pasto anche sotto!
Oh.